27 ottobre 2015. Partiamo da questa data. Ero appena tornata da un weekend a Milano, dove avevo conosciuto Thomas, mio cugino. Mi propose in quei 3 giorni di aprire un canale YouTube e mi disse che gli sarebbe piaciuto tantissimo avere una cugina YouTuber. A me l'idea non mi piacque assolutamente, perché non mi piaceva innanzitutto vedere video su YouTube. Ma perché sapevo che questo mondo, che ero incapace, innanzitutto sapevo che ero incapace di realizzare video o cose simili, ma poi questo mondo non mi apparteneva, non sapevo niente, e quindi feci cascare la cosa. Nei giorni seguenti, quando ritornai a scuola, anche Giada mi propose di aprire un canale YouTube, e Giorgia, sentendo incuriosita, sì, dai, sarebbe una bellissima cosa. Ma io, sempre meno entusiasta di questa cosa, dici: no, non mi interessa, non voglio aprire un canale YouTube, non ho veramente intenzione, non so cosa fare, non ci voglio nemmeno provare. Passarono dei giorni e comunque insistendo, continuarono a dirmi: ma dai, aprila, sarà una bella cosa. Sempre, io ero sempre più convinta di no. Un pomeriggio decisi di aprire questo canale. Aprì il computer e insomma, vabbè, feci tutte le procedure per aprirlo, ma sempre non ero soddisfatta, non ero soddisfatta e pronta. A fianco a me, ed è stata la prima poi a saperlo, è stata mia sorella Greta, sì, perché è stata proprio la prima che ha saputo dell'apertura di questo canale e in più che mi ha supportato da subitissimo e da sempre. È in pratica il mio porto sicuro, su di lei posso contare sicuramente. Appena sotto di lei ho Giorgia, perché comunque anche Giorgia mi ha aiutato tantissimo all'inizio di questa carriera, diciamo così, perché mi ha aiutato tantissimo con i video comici, poi mi ha consigliato un po' come relazionarmi con la telecamera, perché non mi sentivo a mio agio. Infatti, se riguardo i miei video. Ok, giriamo pagina. Giorgia davvero è stata molto molto fondamentale ed è fondamentale tuttora, perché se ho bisogno di un consiglio scrivo direttamente a lei. Quando l'ho aperto, Giorgia, vabbè, è stata felicissima, logicamente. Non da subito, ma dopo qualche mese, anche Chiara ed Alessia mi hanno iniziato a seguire. Chiara è un po' più regolare con i video, se non riesce a vederne uno adesso, lo vede il giorno seguente, ma comunque li vede tutti. Anche se ne accumula 2, 3, 4, li vede tutti, alla fine li vede tutti. Mentre Alessia, quest'estate, è stata un po' più giornaliera d'inverno. Ah, ti capisco, logicamente, Ale. È più difficile vedere i video, ma è ovvio, perché con la scuola, lo studio, lo sport, insomma, non si riesce a ricombaciare il tutto. Però, io sono sempre contenta, sempre. Però, decisi di non dire niente a mia mamma e mio papà, perché non mi sembrava proprio il caso, ero sicura al 100% che per que cioè che questa, questo gioco, proprio lo chiamo gioco, anzi lo chiamavo gioco, sarebbe durato davvero per pochissimo, pochissimo tempo. E quindi dissi: vabbè, per il momento non gli dico proprio nulla. Se poi proprio vedo che la cosa andrà per le lunghe, mi piace, così io lo dirò. Ma comunque ero sicura, ripeto, che non gli avrei detto propriamente niente. Una sera a cena, mia sorella, per sbaglio, così senza ripensarci, mi disse: ma allora quanti iscritti hai sul canale? E mamma mi incuriosiva: che canale? E insomma, così dovetti dirglielo per forza, perché mi aveva messo nella stretta via che non potevo scappare. Però devo anche ringraziarla, perché se non è stato per lei, probabilmente non sarei mai riuscita a dirglielo veramente. Veramente, cioè, vabbè, insomma, non è semplicissimo dirlo: mamma, ho aperto un canale YouTube, sai, rifaccio video. E quindi insomma ringrazio mia sorella. Come primo video, mamma ha visto il Draw My Life e appena l'ho visto nei suoi occhi, cioè mi sono resa conto che le è piaciuto davvero tantissimo e che non si aspettava assolutamente, questa cosa me l'ha detta, non si aspettava insomma che potessi riuscire a fare una cosa del genere. Anche mamma, felice e contenta, disse: vabbè, Vittorio, mio papà, vediti un po' questo video. Papà non disse niente, proprio non. Uscirono parole dalla sua bocca, però vidi nei suoi occhi che era davvero davvero contento. E infatti lui dei miei video non diceva niente, anche se so che li guarda. Anche se so che li guarda. Non ne vede molti, ma quei pochi che li vede non mi dice nulla. Ma so che comunque è contento. E questo mi fa felicissimo.
Da questo grande gioco, perché ho iniziato per gioco, è nata una vera e grande passione, perché comunque mi piace tantissimo registrare video e stare davanti a questa telecamera. Mi piace riguardarmi, ma non a distanza di, cioè a distanza di tempo, non subitissimo, non che adesso sto registrando questo video e tra 2 secondi lo riguardo, no. Sto registrando questo video, tra 2 mesi lo riguardo, allora sì che mi piace tantissimo. Mi piace rivedere cosa ho fatto, vabbè, queste cose qua. Ma poi la cosa che mi piace davvero più di tutti è leggere i vostri commenti che mi scrivete sotto i video, oppure mi scrivete un messaggio WhatsApp o Instagram. E i vostri commenti davvero mi lusingano e mi riempiono proprio il cuore di gioia. Davvero, davvero, grazie mille. Allora, mi fanno felicissima i primi video che ho registrato. Non vogliamo parlare, ragazze, ma io direi di stendere un velo pietoso perché sono davvero, davvero osceni. La mia faccia non me la possono vedere per quanto sono brutti, ma sono davvero brutti. E riguardandole adesso, logicamente era normale, cioè è normale. Per i 1100, sì, per i 1000, per i 150 iscritti, io ho fatto un video un po' speciale, un po' strano, diciamo così. E tutte le persone che mi conoscono comunque non riuscivano a crederci. Erano davvero sterefatti dal mio comportamento. Non conoscevano ancora la vera Andrea, quella che sono adesso realmente, perché sì, sono cambiata tantissimo grazie a questo canale e ne sono davvero davvero contenta, perché sì, questo canale mi ha davvero modificata totalmente. Io da prima ero una ragazza silenziosa, cioè timidissima, avevo paura della mia ombra, come si suol dire, ma invece adesso, boh, non so, sono proprio cambiata. Non, sì, sono ancora timida, perché comunque non è che a scuola rispondo male ai prof o cose del genere, però un po' più estroversa lo sono. E quindi tutte le persone mi conoscevano. Ma quella è Andrea? Non ci posso credere, ma davvero? Davvero queste cose? E ho sentito vari commenti che appunto non credevano che fossi davvero io. Per i 200 iscritti invece ho fatto una reazione un po' più soft, perché ho fatto appunto la candela dal 150, proprio, ero felicissima, contenta. Per i 200 invece sono stata pacata, ho fatto la candela, ho parlato all'ingiù, però comunque vi ho ringraziato. Per i 1000 iscritti, quindi da questa esplosione pazza, per i 1000 iscritti invece non ho fatto nessuna esplosione, l'ho fatta dentro di me. Quella sera ero sul divano, così mi arriva un messaggio da Thomas, quindi anche qui si ricongiunge dall'apertura del canale al raggiungimento dei 1000 iscritti, sempre lui, che mi dice: hai raggiunto i 1000 iscritti. Io: ma stai scherzando? Ma ce n'avevo 920 l'altro giorno, non può essere, no, ti sbagli. Poi ti mando lo screen, mi ha detto, e infatti mi ha mandato lo screen nel frattempo, anche io sono andata subitissima a vedere, e infatti aveva ragione. Non ci potevo credere, sono stata felicissima, ho scritto immediatamente un messaggio a Giorgia, Giada, mia sorella, che anche se stava qui, gli ero inviato lo stesso, perché ero comunque contenta, ero soddisfatta tantissimo. Vabbè, poi ho fatto anche un piccolo ringraziamento a tutti coloro che mi seguono, i miei amici più stretti, diciamo così. Però anche lì sono stata davvero felicissima, non l'ho fatto vedere a voi, ma comunque sono stata felicissima, felicissima, felicissima. E quindi siamo arrivati, abbiamo ricongiunto tutto questo anno, l'abbiamo ripercorso insieme, ripeto, ho iniziato per gioco e dopo un anno posso dire che è nata una passione. E vorrei ringraziare davvero tutti, personalmente mi è un po' difficile ringraziare questi 1103 iscritti, mi pare un po' impossibile nominarli tutti, però vorrei nominare alcune persone che per me sono care, comunque vabbè, vedono i miei video proprio quotidianamente, mi scrivono anche un messaggino su WhatsApp oppure su Instagram, e quindi vorrei ringraziare personalmente. Iniziamo da Giorgia, poi Giada, mia sorella, Ambra, Mattia, Chiara, Alessia insieme a Claudia, Monica, Sharon,
e Dalila. Poi vabbè, vorrei ringraziare Tommy, mio cugino Thomas, grazie mille perché tutto è partito da te e sono arrivata qui, devo ringraziare soltanto te. Poi logicamente ringrazio tutti voi che state guardando questo video, davvero non so che altro dire, un bacione a tutti e grazie!